Partita ufficialmente la stagione balneare qui sulla costa a Teramana. Voi come Philcams CGL però avete risollevato nuovamente la problematica dei tanti problemi che ci sono a livello lavorativo nel settore turistico. Ovviamente parliamo di tanti settori, compreso ovviamente quello della ristorazione. Certo, è partita anche quest'anno la nostra campagna che si chiama Turismo Sottosopra, proprio perché ne vogliamo mettere sottosopra il modello attuale di turismo, che è fatto di tantissime irregolarità, di tanti ragazzi che lavorano in nero, di tanti ragazzi che non vengono rispettate le proprie regole, che guadagnano poco, e questo crea anche quelle che sono le problematiche nel trovare anche personale in questo settore, perché in tanti decidono ovviamente di non accettare delle condizioni che non sono accettabili. Per cui noi facciamo delle iniziative invece per promuovere un modello di turismo che sia diverso, che punti alla qualità del servizio e della recettività del nostro territorio, ma anche alla qualità del lavoro che c'è dentro a questo settore. Perché al di là di tutto, chi lavora nel turismo, lavorare nel turismo, lavorare bene nel turismo e lavorare con piacere, diciamo così, nel turismo sicuramente fa la differenza più che in altri settori, dove c'è un servizio e un contatto diretto con la clientela. E con voi come forza sindacale dove o come sperate di andare a risolvere il problema? Ma noi siamo qua, ripeto, per promuovere un modello di turismo che sia diverso, che sia sostenibile dal punto di vista anche ecologico, non soltanto delle regole di lavoro, e chiediamo chiederemo anche alla Regione che ci sia un confronto su questo, che tenga in considerazione tutti gli attori di questo settore, di questa parte dell'economia, che è una parte importantissima. E tra questi attori sicuramente ci sono i lavoratori, che spesso e volentieri non vengono considerati. Questa è una cosa che noi lamentiamo da sempre. Noi vogliamo che ci sia un confronto continuo per capire quelle che sono le problematiche, per capirle come risolverle, in un confronto però in cui i lavoratori abbiano un ruolo da protagonisti.